Torniamo ancora una volta a parlare di videogiochi rompicapo molto semplicistici ma anche divertenti allo stesso tempo. Ebbene, questo team è stato rilasciato nel 1993 dal mitico Team 17 e non ha avuto purtroppo giusto successo ed è un peccato perché è una piccola perla della casa inglese. Quack! E passando direttamente alla grafica, che vi devo dire? Allora, questo gioco, forse guardandolo graficamente, non vi ricorderà un pochino qualcosa? Se state pensando, un po' Puzzle Bobble, oppure Bubble Bobble, ebbene, è così, perché si è ispirato molto a quel classico videogioco della Taito. Praticamente, vedete le ambientazioni a schermata fissa? Si ispirano moltissimo agli stereotipi che erano presenti in Bubble Bobble e pure i personaggi sono molto semplicistici nel design, dallo stile molto giapponese e tutto sommato molto carini e pucciosi da guardare, non soltanto il protagonista, ma anche gli avversari. Neanche i boss, se devo essere sincero, cioè, come si fa a pensare che siano cattivi i cattivi presenti nello schermo del gioco? Ma vabbè, non è un problema. Sono loro che vi devo dire. Allora, da un lato abbiamo degli effetti sonori molto semplici in puro stile 16 bit, come ci si può aspettare da un computer dell'epoca, nonostante mi sarei aspettato forse qualcosa di un pochino più elaborato, ma vabbè. Poi abbiamo musichette di sottofondo carine da ascoltare, niente di speciale, lo ammetto, però mi sarei aspettato magari un tema musicale d'accompagnamento, forse un pochino più accattivante, come quello di un classico Bubble Bobble, ma del resto possiamo dire che ci si accontenta. La parte succosa del gioco, che ovviamente la giocabilità, ci fa capire soprattutto una cosa. Questo Quack non è altro che un platform a schermata fissa, proprio come Bubble Bobble. Noi dobbiamo, non come in Bubble Bobble, intrappolare i nemici nelle bolle, farli esplodere e finire tutto per passare al prossimo livello. No, qui è un po' diverso. Dobbiamo partire da inizio di un livello, o dall'alto, o a destra o a sinistra, dipende come ci posizioneranno, e dobbiamo semplicemente raccogliere tutte le gemme, tutti gli oggetti che troveremo, prendere anche le chiavi che ci serviranno per sbloccare le porte e cercare di arrivare alla fine del livello. Molto semplicistico, certo, ma molto difficile da completare, perché ho notato che, ok, che gli avversari non sono molto svegli, sono abbastanza stupidi, fanno dei movimenti che posso dire abbastanza standard, però, come nel classico Bubble Bobble, dovete capire come si muoveranno e soprattutto come bisogna fare per cercare di arrivare alla fine del livello. Vi avviso che non è facile. E non è che avete un tempo illimitato per finire un livello, avrete un timer che ci dirà quanto tempo abbiamo a disposizione, quindi diamoci da fare. Ma allora cos'è che aggiunge a questo gioco rispetto al classico giochino Taito? Solamente che abbiamo dei potenziamenti e la possibilità di usare degli armamenti che ci renderanno il gameplay sicuramente molto più accattivante e più interessante, soprattutto se volete una valida alternativa a Bubble Bobble, ma con qualcosa di più frenetico e più simpatico. Io vi dico solo che, secondo il mio modesto punto di vista, è un valido concorrente. Oltre ad esistere questa versione per Amiga, che è quella che avete visto, c'è anche un adattamento per BBC Micro, Acorn Electron, Amiga CD32, ed è stato rilasciato di recente una versione per Game Boy Advance, ma in un numero molto limitato ed è venduto solo sul sito ufficiale del Team 17. Quindi non fatevelo mancare nella vostra collezione questo giochino, che sicuramente è una perla nascosta del Team 17. We'll be right back.